Ciao a tutti amici ascoltatori di Radio Orson, bentornati all'appuntamento dedicato ai consigli di lettura, tutti da ascoltare. Oggi vi parlo di un vero e proprio caso letterario che molti lettori hanno scoperto e amato anche grazie all'omonimo fortunato film dei primi anni 90. È un libro pubblicato nel 1987 da Fanny Flagg, si chiama Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop. È un piccolo capolavoro che ha uno humor irresistibile, coniuga una rievocazione struggente di un mondo che non c'è più. Fanny Flagg, infatti, racconta la storia del caffè aperto in una isolata località dell'Alabama, dalla singolare coppia formata da Ruth, dolce e riservata, e Iggy, temeraria e intraprendente. Un locale, il loro, che è punto di incontro per i tipi umani più diversi e più improbabili. Stravaganti sognatori, poetici banditi, vittime della Grande Depressione. La movimentata vicenda che coinvolge Ruth e Iggy, implicate loro malgrado in un omicidio, e la tenacia che dimostrano nello sconfiggere le avversità, donano a chiunque segua le loro avventure la fiducia e la forza necessarie per affrontare le difficoltà dell'esistenza. Io a questo libro sono davvero molto affezionata, ne parlo infatti come descriverei un caro amico con cui ho condiviso momenti emozionanti. È un libro che ti cattura, lo consiglio sempre perché ti fa innamorare dalla prima e l'ultima pagina. È scorrevole, divertente, irriverente, ma è anche molto molto profondo, emotivamente complesso. È proprio uno di quei libri che ti dispiace finire. È un libro che ti dà speranza, perché i personaggi ti insegnano che, anche se la vita può essere veramente dura e crudele, con tenacia, con coraggio, ma soprattutto con l'aiuto degli amici, possiamo riuscire a sconfiggere le avversità e accettare la vita così com'è, apprezzando le piccole cose e accettando gli altri così come sono, perché nessuno è perfetto. Vi riporto un passo di questo meraviglioso libro. L'aveva amata fin dal primo momento in cui l'aveva vista, in piedi al caffè, con addosso quel vestito di organza a pois, e da allora non aveva mai smesso di amarla. Aveva pensato a lei mentre vomitava nei vicoli dietro ai bar, mentre giaceva mezzo morto negli alberghi di infimo ordine, circondato da altri barboni con la sbornia triste e da insetti o ratti più o meno immaginari. L'aveva amata nelle gelide notti di pioggia, in cui non aveva avuto altro per ripararsi che un cappello con la tesa neanche troppo larga. E anche quando era stato ricoverato all'ospedale degli ex combattenti e aveva perduto un polmone, e quando quel cane gli aveva addentato il polpaccio e quella vigilia di Natale trascorsa seduto nelle sedi dell'esercito della salvezza a San Francisco, assediato da sconosciuti che gli davano pacche sulla schiena, offrendogli tacchino e sigarette. L'aveva amata ogni notte nel suo letto alla missione, su quel materasso troppo vecchio che l'ospedale aveva scartato, con davanti agli occhi la scritta verde al neon «Gesù ci salverà», mentre fuori, per strada, gli ubriachi rompevano bottiglie vuote e gridavano perché qualcuno venisse loro ad aprire. In quei momenti di profonda tristezza aveva chiuso gli occhi e gli era parso di entrare di nuovo al caffè e di vederla dietro il banco mentre gli sorrideva. Era come se la sua mente le avesse scattato delle fotografie. Ruth che rideva di qualcosa che Iggy aveva detto, Ruth che versava il caffè, Ruth che abbracciava Stump o si scostava i capelli dalla fronte, Ruth che lo medicava quando si faceva male. Non l'aveva mai toccata, se non per stringerle la mano. Non l'aveva mai abbracciata né baciata, ma era stato fedele soltanto a lei. Avrebbe ucciso per lei. Era quel tipo di donna. L'idea che qualcuno o qualcosa potesse farle del male lo aveva mandato su tutte le furie. Aveva rubato solo una volta nella sua vita, aveva rubato la fotografia di Ruth, scattata il giorno dell'inaugurazione del caffè. Lei era in piedi, fuori dalla porta, con in braccio il bambino. Con la mano libera si riparava gli occhi dal sole. Quella fotografia aveva girato mezzo America, chiusa in una busta.
E anche dopo morta, lei aveva continuato a vivere nel suo cuore. Per lui Ruth sarebbe sempre rimasta viva. Era buffo pensare che in tutti quegli anni non si fosse mai accorta di nulla. Iggy sapeva, ma non ne aveva mai fatto parola con nessuno. Non le piaceva prendersi gioco degli innamorati infelici. Aveva fatto di tutto per rintracciarlo quando Ruth si era ammalata, ma lui era lontano, chissà dove. Quando era tornato, Iggy li aveva portato al cimitero. Tutti e due avevano capito fin troppo bene i sentimenti dell'altro. Da quel momento in poi era cominciato per entrambi un lutto senza fine, non che ne avessero mai parlato. Quelli che soffrono davvero non lo dicono mai.